Bentrovati a voi tutti, eccoci al nostro appuntamento con la rubrica Insieme oltre il 2000, dedicata quest'oggi al mondo del volontariato locale, al mondo della cultura, delle tante attività che vengono messe in atto nel nostro territorio. Raccontiamo in particolare l'esperienza del Comitato Frazionale di Valmorel, quindi nel comune di Limana. Saluto subito i nostri ospiti che sono venuti a trovarci, il presidente Sergio Venturin, ben trovato presidente. Salve a tutti. Grazie per essere qui con noi, accompagnato da Oscar Farina, che fa parte del comitato frazionale stesso. Bentrovato Farina. Salve. Grazie per essere qui con noi. Cominciamo da lei, Presidente. Innanzitutto diciamo bene, comitato frazionale Valmorel, ma non solo, vero? Perché poi ci sono altre realtà assieme. Esattamente, il comitato in realtà si chiama di Valmorel, Navenze, Crosse e Laste, che sono le frazioni limitrofe a Valmorel, che è appunto la frazione più alta nel comune di Limana, ma ancora parecchi anni fa si sono accorpate le altre frazioni perché fin da quando ci siamo messi insieme per portare avanti tutte le problematiche dei nostri paesini, si capiva che solo l'unione poteva e la condivisione poteva far leva per risolvere quelli che erano i temi esistenziali proprio per dare un futuro a queste località. Ecco, e quindi insomma è bene comunque in apertura ricordare tutte le varie realtà, tutte le frazioni coinvolte, poi insomma per comodità diciamo che Comitato Frazionale Valmorel è quello che più si conosce e più si sente. Allora facciamo un po' di storia, dobbiamo andare indietro di quanti anni per parlare della nascita del Comitato? Ma in realtà siamo partiti ancora negli anni 80, anni 80 che hanno visto un po' toccare il fondo dal punto di vista dello spopolamento. Sappiamo tutti che dopo il disastro del Vajont negli anni 60-70 con l'industrializzazione della Val Belluna parecchie famiglie si sono trasferite dai paesini in quota verso il fondovalle e così è capitato anche a Valmorel. Proprio negli anni 80, quando sono stati chiusi le ultime attività commerciali, l'ultima bottega di paese, poco prima era stata chiusa anche la scuola elementare che c'era a Valmorel, in quegli anni, quei pochi giovani che eravamo rimasti, abbiamo cominciato proprio a incontrarci, a condividere cosa potevamo fare per far sì che un paese potesse rimanere vivo. E appunto a fine anni 80 abbiamo rifondato quello che era il vecchio ruolo del capo frazione, quindi una frazione attiva che aveva un suo rappresentante e pochi anni dopo, negli anni 90, abbiamo fondato proprio il comitato allargando la frazione coinvolgendo le altre località vicine. Allora, mentre noi parliamo, possiamo anche ammirare alcune fotografie che chiederei a Franco, che ci segue in regia, di proiettarci relative proprio al comitato. Sono foto un po' di ieri, un po' di oggi, ma che ci rappresentano anche la realtà, la popolazione, la gente che vive questi bei paesi di montagna. E quindi voi vi siete uniti e adoperati fin da subito su che fronti, diciamo? Ma un po' su tutti i fronti, inizialmente cercando di risolvere i problemi più urgenti, che erano soprattutto servizi, infrastrutture. E su questo vorrei ricordare in particolare un'operazione che nel tempo poi ci ha dato fiducia per proseguire e che è stata quella di recuperare lo stabile della Latteria che è diventato un centro sociale, un edificio pubblico. Sopra la Latteria che continua la sua attività è stato creato proprio un centro sociale chiamato Alveo Centro Natura e Cultura, dove si svolgono un po' tutte Ecco, le lo stiamo attività. vedendo. Un po' tutte le attività e il recupero di quell'edificio che è proprio situato nella piazza di Valmorel dà lustro un po' a tutto il paese. Contemporaneamente con questa operazione sono state recuperate anche le ex scuole, l'edificio dove c'erano appunto le scuole elementari e aveva il vincolo di essere un'attività ricettiva. Lì attualmente c'è il bar Trattoria Affittacamere alle scuole, ha mantenuto proprio il nome, gestito dalla famiglia Bianchet e come dico sempre,
Un bar in un paesino di montagna non è solo un esercizio commerciale, ma è soprattutto un punto sociale, un punto di vita nevralgico per tutta la popolazione, sia locale e sia per chi arriva da fuori. Ecco, però l'associazione fa tante iniziative proprio per cercare di rendere sempre più accattivante, per rendere questo senso di comunità. Adesso c'è Valmorel sotto le stelle, abbiamo anche una locandina che ci raffigura quelli che saranno i prossimi appuntamenti. Valmorel sotto le stelle è una tradizione per voi? Valmorel sotto le stelle ormai ha una storia di quasi 30 anni, è stata proprio la prima iniziativa che abbiamo messo in campo per portare vita. È partita con una semplice serata, è nata ancora con i miracoli di Valmorel. Da una semplice serata è diventata un'iniziativa di qualche fine settimana, ormai di qualche mese, perché gli eventi a Valmorel, che sono appunto il clou è Valmorel sotto le stelle, che continuerà anche in questo mese di agosto, poi ci sarà qualcosa anche a settembre, ma gli eventi sociali e culturali a Valmorel si svolgono ormai un po' durante tutto l'anno, perché le iniziative che ci coinvolgono direttamente o in collaborazione con altre realtà sono veramente tanti. Tocco solo un esempio: quest'anno per la prima volta, in collaborazione con l'Atletica Belluno, a maggio a Valmorel c'è stata anche una prova del campionato italiano di corsa in montagna. Sono tutti piccoli tasselli che in qualche modo danno dei frutti perché una comunità possa continuare a vivere e a farsi conoscere. Ecco, sono queste parole importantissime quelle che sta condividendo con noi Sergio Venturin, presidente del Comitato Frazionale Valmorel. Adesso sentiamo la testimonianza dell'altro nostro ospite, Oscar Farina, che si è trasferito. Oscar, ci racconti un po' la sua storia, la sua vicenda. Si è trasferito qui nel Bellunese da fuori, no? Sì, arrivo da Milano e ho conosciuto casualmente passandoci delle vacanze, quindi ho conosciuto in maniera del tutto casuale. Mi ci sono innamorato per la bellezza del posto. Valmorel, specifichiamolo, parlo, vero? Sì, quindi parlo. Lei vive a Valmorel adesso, sì, da Milano a Valmorel. Sì, ho scelto la calma e la tranquillità. Ma la mia scelta, la nostra scelta e di mia moglie, sono state quelle del trovare delle persone con cui abbiamo legato subito, ma da subito veramente, sfatando anche un po' tutte le cose bellunesi, chiusi, piuttosto che altre cose, e di fatto è stato un innamoramento, diciamo, velocissimo. E quindi abbiamo fatto una scelta di venire qui. Di vita, che cosa più apprezza comunque del territorio che la ospita, di Valmorel? Ripeto, la bellezza il verde, ecco, una cosa bella che io ho subito visto, notato, è la quantità di verde. Non so, in alcuni momenti mi ricordava la Svizzera, cioè un posto molto bello, sia da vedere, ma poi chiaramente anche da poterci vivere. Da vivere, certo. Questo. Allora, proprio per dar forza anche alle sue parole, magari per chi non dovesse conoscere questa realtà, prego Franco di proiettarci le fotografie dell'abitato di Valmorel, fotografie che sono state realizzate da Loris De Barba, che è un vostro concittadino, un vostro compaesano, e continuiamo questa riflessione con Oscar. Quindi lei, Oscar, si è sentito fin da subito accolto all'interno della comunità e come ha cercato anche di dare il proprio contributo all'interno del comitato? Lavorando, cioè facendo le cose che quotidianamente facciamo, partendo dalla pulizia della piazza piuttosto che tanti altri piccoli lavori e poi partecipando alle iniziative di fatto. Valmorel sotto le stelle penso sia una di quelle principali, esatto, no? Esatto, proprio così. Valmorel sotto le stelle con tutte le sue iniziative, quindi partendo dall'approntare le cose che servono per fare queste iniziative, a quello poi di gestirle e trattando con la gente anche. Certo, e qual è la principale differenza riscontrato tra un ambiente come Milano e comunque la realtà del bellunese, ecco? Beh, sarebbe semplice dire il traffico, non il traffico, i rumori e quant'altro, ma a me quello che più
piace è quello proprio del rapporto con le persone. Cioè, è stato semplice entrarci e continua ad essere semplice e bello da vivere. E questo è davvero importante. E adesso parliamo di questa mostra fotografica, che è una delle iniziative contenute all'interno del cartellone Valmorel sotto le stelle 2023. Ritorno quindi dal presidente Venturin. Una mostra fotografica che ha che finalità, diciamo, che cosa racconta? Ma racconta sostanzialmente l'esperienza che stanno vivendo le persone nuove come Oscar, che in questi ultimi anni hanno fatto proprio una scelta di vita, hanno deciso di venire ad abitare nei nostri luoghi, Valmorel e dintorni. Siamo un piccolo esempio di ripopolamento, di rivitalizzazione del vivere in quota. Valmorel, che come dicevo all'inizio ha avuto lo spopolamento fino agli anni 80, ormai da 15-20 anni ha proprio l'inversione di tendenza, si assiste a questo ripopolamento e soprattutto stanno venendo ad abitare nelle nostre zone persone e famiglie giovani che stanno salendo dal fondo valle, ma soprattutto arrivano persone da fuori provincia. Perché trovano, come stava dicendo Oscar, trovano questo connubio tra ambiente, tra bellezze naturali e rapporti umani, che sono forse il motivo principale che spingono queste persone a insediarsi nei nostri posti. È un esempio davvero molto accattivante e importante in un territorio che comunque è in continua lotta contro lo spopolamento della montagna, ne parliamo tutti i giorni. Possiamo far vedere qualche foto sulla pagina Facebook, se non sbaglio, sono racchiuse un po' di fotografie di questa mostra, che è visitabile fino a quando? È visitabile ancora per tutto il mese di agosto, le domeniche, mattina e pomeriggio, fino al 27 di agosto. E ospitata proprio lì, no? Ospitata presso questo centro culturale Alveio, sopra la latteria. Ecco, qui adesso stiamo vedendo, appunto, grazie all'aiuto della regia, alcune immagini che, se non sbaglio, questa mostra è stata curata proprio dai giovani, no? Che sono venuti, i giovani abitanti che sono venuti a vivere lì esattamente, a Valmorel. Esattamente. Sono state fatte delle interviste che sono state pubblicate sulla rivista Il Veses e sono proprio le testimonianze di queste persone che hanno fatto proprio scelte profonde di vita. Ecco, Oscar Farina, lei lo consiglierebbe quindi magari a qualche altro giovane di venire a trasferirsi da voi, poi anche per la comodità comunque, no? In un attimo si avvicini anche al centro di Belluno, insomma, è un'esperienza che consiglia? Direi proprio di sì, ma secondo me per un amante della tranquillità, ma nello stesso tempo anche con la possibilità di fare qualcosa e magari di fare qualcosa sia per sé ma anche per tutti gli altri. Questo credo che sia una delle cose più importanti, più importanti e vere. Assolutamente sì. Presidente, voleva aggiungere ancora qualcosa? Siamo in conclusione per questa nostra piacevole conversazione. Sì, volevo solo sottolineare questo aspetto di comunità e di cura del territorio. Questi sono i principi base sui quali il Comitato si è sempre impegnato. Abbiamo un motto che dico fin dall'inizio, che è quello di valorizzare senza rovinare e di dare continuità e rinnovamento a tutte le attività che facciamo. In pratica un paese è un bene di tutti, è un patrimonio di tutti e soprattutto le bellezze naturali che abbiamo, cito solo l'esempio delle torbiere di Valpiana, che sono un biotopo riconosciuto a livello internazionale, la Valpiana in particolare, tutto l'altipiano della Valpiana è zona SIC, sito di interesse comunitario, abbiamo un patrimonio ereditato dai nostri predecessori che dobbiamo mantenere nel tempo, ma ripeto, con il delicato equilibrio di conservarlo, valorizzarlo senza rovinarlo. E su tutto ci deve essere un sano rapporto tra le persone perché, ripeto, questi sono i veri beni comuni dei quali anche chi arriverà dopo di noi deve sentirsi responsabile perché ciò possa essere mantenuto nel tempo.
E su questa riflessione quindi del Presidente Venturin noi ci salutiamo, ovviamente invitiamo anche i nostri telespettatori, magari se qualcuno non conoscesse questa realtà, a venire a visitarvi, vero, da vicino, Oscar e appunto Sergio, per godere quindi della bellezza del territorio e vivere in persona quello di cui abbiamo raccontato in questa intervista. Grazie quindi ancora a voi. Grazie. Grazie. Salve. Saluto a tutti. E a tutti quanti voi che ci avete seguito, buona continuazione d'ascolto, arrivederci.